Grazie ragazzi! Questo è il linguaggio dei giovani! Ragazzi, ragazzi, giovani è cool! Commento le tue foto ancora una volta. Hai scaricato il preset? Se non l'hai fatto, fallo. Verranno incredibili, incredibili. Commento le tue foto. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sembra di essere all'unità. Ragazzi, siamo tornati qui oggi insieme a voi per commentare un po' di scatti. Uno scatto un po' nuvoloso, quindi le nuvole vi fanno star bene. Il mare d'inverno, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare. Ma voglio vedere di più prima di dire qualcosa. Con una foto non posso dire nulla. Questo scatto mi comunica, c'è una bella atmosfera, un po' come quella che abbiamo cercato di creare adesso con il fumo noi. Questo colore là dietro, il fumo e la bambina che guarda stupita, no? Quindi comunica lo stupore dei bambini, che è sempre più amplificato rispetto a quando si è adulti e ci si stupisce sempre meno delle cose. Però se tu fai, devi essere vivere un po' come il pascolo, no? Devi avere un po' un fanciullino dentro per sapersi emozionare nella vita. Giusto. E io fortunatamente ce l'ho, ma anche tu, l'artista è colui che si riesce a emozionare anche per le sciocchezuole. Questa è l'abilità del fotografo. Questa foto emoziona perché c'è il vero colore, non è la suggestione. Poi c'è fuochi d'artificio dietro. Sì, esplode la bambina. È il soggetto giusto la bambina. Anche secondo me. Per spiegarci bene questa cosa qui, questo concetto qui. C'è una cosa che non mi piace. C'è una testa di troppo. E da profondità. Esatto. Però magari un po' più spostata. Esatto. Bene, bene, bene. Esatto. Qui già cambia, c'è sempre un po' di nebbia, però di tipo diverso. Cosa posso dire? Mi piacciono i colori. Ecco, questa è simile all'altra. Ecco, questo è uno scatto molto wild di una casetta in mezzo al bosco. Sento l'odore dell'umido guardando questa foto. È vero, è sento vero. Sento l'odore di sottobosco. È vero. Mi piace. È un ritratto. I colori comunque sono simili ai miei, quindi a proposito di preset, anche lui ha usato dei colori simili. È possibile che abbia utilizzato, se non proprio quello, qualcosa di simile. Sì, di simile di sicuro, perché questi scatti sono di gennaio dell'anno scorso, quindi non è il preset, non è, ancora non esisteva il preset. In basso a destra non so cosa c'è. Lo vedo io, interessante che ci siano queste persone, questi bagnanti. Secondo te è interessante? Secondo me è interessante, questi c'è un po' di colori, gli creano un contesto un po' colorato. Bello il controluce, che crea una bella atmosfera. Era sul molo, però dato che siamo qui a commentare per dare dei consigli, voglio cercare di essere più critico, certo. Perché sennò sarebbe piatto il commento. Certo. Sono bravo, sarebbe curioso. Avrei fatto diversa l'inquadratura, magari prenderla da dietro lei, uno scatto orizzontale, prendo la staccionata dritta, uno scatto un po' più simmetrico, o comunque un taglio diverso. Sì, perché io tagliare voglio... qui non mi fa sì, e poi io voglio sapere cosa sta guardando. Esatto. Non ce lo dici così. Ci trasmetti l'emozione di una bella situazione, però gli manca quella spinta in sì, più. Sì, gli manca... O una composizione migliore, prendendola da dietro, si sarebbe visto cosa guardava, e secondo me rendeva di più. Gli manca quel quid, come si suol dire. Sì, non lo so, fare una serie sul discorso. Corso dello stupore, dello stupirsi delle piccole cose. Allora è un portfolio giacca e cravatta. Allora, è un portfolio questo che non ci racconta la tua vera identità fotografica, la tua vera anima, perché sono scatti totalmente differenti tra di loro. Probabilmente stai ancora sperimentando quello che potrebbe essere poi la via finale. Comunica molto di più quello scatto lì di fuochi d'artificio, che come più comunica anche sì, più spontaneo, comunica anche quest'ultima, però gli manca la marcia in più, che invece il fuoco d'artificio c'ha quella marcia in più, perché ti stupisce e ti comunica anche un messaggio. Esatto. Con la bambina. Ma passiamo ai prossimi scatti. Vediamo. Qui c'è una situazione di amicizia, non c'è post produzione, vediamo il resto per scoprire. È un po' troppo spontaneo, ecco. C'è una linea sottile tra lo spontaneo e il bello esteticamente, no? Sì, quindi bisogna stare attenti, sì, è troppo spontaneo poi va a perdersi. Questa mi piace, se non fosse che avrei aspettato qualche ora in più prima di fare per avere una luce più soft. Butter Quiet ci segna il tramonto. Sì, però non necessariamente bisogna fare come faccio io. Però quella striscia in basso a destra forse non l'avrei messa, che credo sia stata messa in post produzione. Magari la ragazza l'avrei fatta stare in piedi, andando a riprendere la verticalità degli alberi. In piedi da dietro questa coperta avrebbe ripreso la verticalità, no? Vero, è vero. E magari non far vedere il tavolo forse, far vedere una situazione più wild, perché così si capisce che erano al tavolo a mangiare e poi le sei messa lì e fatto la foto. Invece crea una situazione più wild, e c'hai i posti dall'opportunità. Ecco, questo non è proprio lo scatto giusto da mandare a me. Che qui c'è buono,
Che cos'è questo? Ma io penso sia maiale, non lo so, sembra questo... maiale. Però è buono, vivevo medaglione di porco. Questa foto mi fa venire fame. A me mi fa chiudere lo stomaco. Questo è l'ultimo scatto. A parte il discorso della carne eccetera, mi piace l'intento di voler raccontare più cose di quella giornata insieme agli amici nel bosco, avete cucinato eccetera. Però finendovi gli scatti avrei fatto vedere più cose, più situazioni, magari come siete arrivati lì, dove eravate più di preciso, qualcos'altro dei tuoi amici, dopo che cena, un reportage su una giornata nel bosco con gli amici. Vero. Passiamo ai prossimi scatti. Questi scatti me l'ha mandato un ragazzo che mi ha detto fa fotografia per hobby, che fa anche il writer. E quindi insomma vediamo cosa ci vuole raccontare. Questi sono scatti in bianco e nero. Mi ha detto che alcuni sono fatti in pellicola. Non so se è proprio questi, forse sì, non lo so. Vediamo un po'. Questo qui ovviamente rappresenta un momento della sua giornata da writer, mentre sta facendo un graffito. Mentre pitta. Bella l'ombra che taglia preciso in diagonale. Non l'avevo notata. Mi stai raccontando una situazione di vita. Questa cosa mi piace. Vediamo le prossime. Questa ha ancora più vita secondo me. Cioè racconti ancora più situazioni reali. Questo è ciò che conta secondo me, raccontare la propria storia, raccontare la propria vita. E qui si è andato molto intimo ovviamente con questo scatto. Sì. Non è che è Massa Carrara? È Massa Carrara, non lo so. Bello, sembra disegnato, guarda, vero, sembra un finto, quadro. Sembra finto, è vero, molto sembra bello. Un disegno. Lo voglio come sfondo il mio desktop. Tutte stelline, disegnato, un disegno vero, sembra, veramente bello questo scatto. Il bianchino gli dà una bella spinta in più. Ha preso il momento giusto dove l'onda si infrange sullo scoglio. C'ha il suo stile. Perché le riconosci, sono anche sei, sembra disegnata tipo a matita. Questa a me piace già meno. A me mi piace molto di più. Sì? Quella di prima, per esempio. Che si avventura nella foto. Mi fa venire freddo questa foto. Quando mi fa venire una sensazione vuol dire che... che funziona. Che funziona, la sensazione è freddo. Però gli avrei dato più contrasto, mi avevi fatto con quegli altri. No, no, sarebbe funzionato meno, perché si sarebbe andata a perdere la foschia della nebbia. Sembra fatto col pennello il mare, sì. Veramente originale, guarda, mi piace davvero, perché... guarda, tranne quella della nebbia, che ti piace, io avrei detto, io toglierei quella... e tirai solo questi qui, che creano tutta una situazione di disegni, tutti disegnate. Non ti dà emozione anche questa qui? Molto meno. A me invece sì, perché molto rende meno. Proprio l'idea di ricordo, un po' sbiadito, i bambini, è un po' nostalgico sto scatto. Sì, volendo sì, però me l'hai detto te, non mi è arrivato di primo impatto. Ok, tutto aiutato. Allora, portato no, non vale, non vale. Appunto, lo toglierei quella della nebbia, toglierei quella dei graffiti, nonostante quella dei graffiti sia uno scatto e vale... perché ci racconti la tua vita, la tua quotidianità, la tua realtà. E quello è ciò che conta, secondo me, la tua realtà. Mi focalizzerei più su questi scatti che sembrano disegnati e fare tutta una serie in questo modo, un progetto che è la tua firma, è il tuo stile questo, quindi questo... Ah, senz'altro. Questo è uno scatto di una casa. Leggiamo cosa ti dice. Ecco, vorrebbe piacere ricevere il tuo giudizio sulle mie foto. Anche perché trovo le due decisamente belle. Ci fa complimenti da solo. Di conseguenza troverei ancora più valore ricevere un consiglio o una critica da qualcuno. Uno è reputo veramente bravo, grazie. Come vedete, queste sono scattate da smartphone. I miei genitori e l'entrata di una casa di un mio amico, In particolare penso che i miei genitori di prima mattina non avessero ben capito cosa volessi fare. Y. Che vuol dire? Messaggio in codice. È giovane! Grazie ragazze! Questo è il linguaggio dei giovani. Ragazzi, ci vuole il culo. Yeah! Quindi questo è lo scatto della casa di tuo amico. Ma Y, forse è il cognome del citofono. Suonare a Y. Vediamo i ritratti dei tuoi genitori. Allora, questa è tua mamma, uno scatto molto da vicino. Quindi, diciamo, scattare da così vicino vai un po' a invadere la privacy di quella persona. E quindi, secondo me, lei ha tirato fuori un po' il suo carattere, no? Che sembra una donna con un carattere molto forte. L'orgoglio. Che smartphone usi? Per curiosità. Perché c'è dei bei dettagli comunque così. Sì, e poi è fatto da molto vicino. E mi piace la luce di lato che fa questa linea. Il consiglio ti posso dare è quello di, se vuoi appunto raccontare la tua famiglia, di andare ancora più a fondo. Sarebbe bello fare degli scatti della quotidianità dei tuoi genitori, magari cogliendo delle situazioni. E in questo modo ci puoi raccontare di più. Passiamo ai prossimi scatti. Qui vedo la Germania, vedo Berlino. Per immergermi di più voglio un po' di fog però. C'è! Bellissimo.
Berlino City Live. Mi piace la luce di questo scatto, veramente fredda, luce giusta, che risalta tutte le luci in lontananza delle macchine, e la luce calda arriva dalle scale. Poi anche il grandangolo, appunto, come dico spesso, nei paesaggi, nei scatti così. Secondo me il grandangolo ci sta bene, ti apre tutta la visione, dato che uno è curioso di vedere cosa c'è. Belle le luci sfocate, c'è una bella atmosfera, rassicurante, c'è la mia texture, quindi insomma un punto a favore, che si respira creatività. Mi voglia di bere una cioccolata calda, sì, mentre guarda, sì, te che metti a posto le tue fotografie. E io tanto. Quindi che ne voglio fare? Di andarmene. Di andartene? Che c'ho solo negli occhi. Ha fatto un bello scatto, secondo me. Questo è bello. Con questo flare. Ha scattato uno che scatta. C'era tanto sole in quel momento. Bello, sì, un'esplosione, sì, sì, di, sì, fuoco, sì, del sole, sì, no? Un super flare. Flare! Va bene, vuoi salire sul casicolo? Stasera si vola! Questo è un altro scatto paesaggistico. Sarà sempre Berlino. Sì, siamo nuovamente, sì, a Berlino. Questo è il famoso Duomo di Berlino. Molto bello il gioco sempre di luce, blu da una parte, giallo dall'altra, queste nuvole. Scatto perfetto, secondo me, l'avrei fatto identico anch'io. Se non peggio forse, non lo so, però comunque. Bene che sia passata proprio le batomouche. Sì, sì. Perché siamo parecchi. È andato un po' troppo alto. Le batomouche siamo. Ma quando finisce il giro? Avrei tolto il suo martello. Davvero? Come lo togli? Con posto ci si fa tutto. Ah, quindi l'avevo dovuto truccare. Ah, tagliato la cupola. Peccato. Fateci sapere i vostri pareri qui nei commenti. E ci si vede i prossimi giorni in un nuovo video. Arrivederci a tutti quanti.